Ci lamentiamo tutti che vorremmo più clienti. E allora impara a usare la comunicazione come una rete piazzata là dove fiumi di clienti passano ogni giorno. Come fare? Parliamone assieme. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice. Io sono Enrico Cecchini, responsabile dei SaaS del web. Il mio lavoro è portare i clienti alle attività tramite la gestione delle loro pagine social aziendali. Il mercato si è fatto più duro, è impossibile negarlo. Nuove attività aprono ogni giorno e la concorrenza si è fatta più pressante anche dall'estero. È davvero diventato un campo di battaglia. Ma alcune attività vanno molto meglio di altre. Come ci riescono? Piazzano le loro reti a chiappa clienti là dove fiumi di clienti transitano ogni giorno, acchiappandone la maggior parte e lasciando tutti gli altri a secco. Nel video di oggi parliamo proprio di questo. Ultimamente mi è toccato gestire commenti un po' strani. Non li pubblico solo perché non porterebbero niente di buono per il video, però colgo l'occasione per mettere qualche paletto. Se sei un cospirazionista, se sei convinto o convinta che i rettiliani o i poteri forti stanno tramando per rendere peggiore l'economia, questo video non fa per te. Evita di commentare, non ti sarà data risposta e il tuo commento verrà cancellato e l'account bloccato dalla pagina. Questi video sono gratuiti e non mi pagano per star dietro ai matti. Le aziende aprono e chiudono in continuazione da sempre e non ci sono abbastanza clienti per tutti. Queste sono verità innegabili, le fantasie stanno a zero. Solo chi riesce ad accettarlo e si fa carico della responsabilità delle proprie azioni è in grado di prendere saldamente in mano il timone della sua azienda. Quindi, tornando a noi, vedremo come trasformare la comunicazione sui social in uno strumento utile per far saltare il cliente dritto nella tua bocca. Facciamo una premessa utile per capire la situazione. In Italia c'è la crisi? Sembra di sì, e invece no. Cioè, stanno aumentando i poveri? Sì. Ma allo stesso tempo stanno diminuendo i soldi? No, al contrario. Paradosso Italia, dove la ricchezza sembra povertà. A fronte di 5 milioni di indigenti, il risparmio gestito cresce a 2.280 miliardi. I depositi bancari a 1.700 miliardi. L'attività sommersa vale 210 miliardi e la ricchezza delle famiglie è da record, 8.4 volte il reddito medio. Che significa? Che nascosti nei conti correnti dei tuoi clienti si nasconde un mare di oro. E ancora, ricchezza privata in Italia, la classifica. L'Italia appare fra i 10 paesi più in salute al mondo. Ci sono 10 paesi al vertice del mondo che detengono il 73.5% del totale della ricchezza privata nel mondo. Su un totale di 215 trilioni di dollari, nella grande torta della ricchezza privata, tre quarti sono in mano a 10 paesi. E l'Italia è fra questi. Ma che bella notizia! Chi l'avrebbe mai detto? Eppure se ascolti la gente al bar o per strada, la musica è un po' diversa. Come mai? Perché i poveri fanno un gran casino, TV e giornali ci godono perché fa notizia e quindi ci si buttano a pesce. Nel frattempo i ricchi stanno zitti zitti perché in Italia ci piace così. Il ricco deve stare nascosto, altrimenti lo meniamo. Quindi tieni i soldi nascosti sotto il tappeto e tutti contenti. Perché ti dico tutto questo? 1. Non è vero che non ci sono più soldi. Se abbassi i prezzi stai condannando la tua azienda alla morte. E 2. Perché i clienti sono di meno se i soldi ci sono? Perché qualcuno li intercetta prima che arrivino da te. Immagina un fiume e un villaggio costruito sulla riva. La gente pesca per mangiare, usa l'acqua per le sue cose e così via. Poi improvvisamente l'acqua diventa sempre meno. È la fine del mondo? Sono i poteri forti? No! Qualcuno più a monte ha costruito una diga e quindi si tiene tutta l'acqua e di conseguenza il pesce. Chi ti ruba i clienti più buoni molto spesso non ha un servizio migliore, non ha un prodotto eccelso, non ha neanche i prezzi più bassi. Semplicemente ha intercettato il cliente prima che arrivi da te. Questa cosa sta succedendo a te, alla tua azienda e a centinaia di migliaia di attività simili alla tua. Per anni le attività italiane si sono messe così e hanno fatto oh, un cliente, oh, un altro cliente, oh, di nuovo, senza mai chiedersi perché succedeva.
L'attesa era la strategia più utilizzata, poi una volta che il cliente si faceva avanti, te la giocavi per portarla all'acquisto. Le aziende un po' più grandicelle magari mandavano in giro i loro commerciali, oppure si stampavano 10.000 volantini e tac, fatturato. Ma oggi non funziona più così. Nel video di oggi diamo una sbirciata dietro le quinte e scopriamo cosa porta il tuo cliente all'acquisto. Poi sarai tu a decidere cosa fare con queste informazioni. Siamo pronti? Per iniziare, ricorda una cosa. Il comportamento del cliente è istintivo. Fa le cose senza accorgersene. Quando arriva l'acquisto, il cliente ha passato tutta una serie di fasi in cui ha deciso dove butterà i suoi soldi. Esaminiamole tutte, diamogli un nome e vediamo cosa puoi fare in merito. Fase 1. Voglio sapere cosa. Il cliente ha un bisogno, un prurito, una necessità e sta ancora cercando cosa potrebbe fare per togliersela. In questa fase non sta ancora pensando a un acquisto. Il suo pensiero sta prendendo consistenza, il suo bisogno sta prendendo un volto. Casomai non ti fosse entrato in testa, tu non offri prodotti o servizi, tu offri soluzioni. Entra in fretta in questo modo di pensare o rimarrai fermo al palo per sempre. È un argomento molto delicato che merita un approfondimento e ne ho parlato già in un video precedente. Dimmi che problema risolvi e ti dirò quanto guadagni. Se non l'hai ancora visto, corri a rimediare, ti metto il link in descrizione. In questa prima fase il cliente si sta chiedendo se esiste una soluzione adatta a lui, accessibile a lui e raggiungibile non solo dal punto di vista economico ma anche del tempo e della logistica. E non dimentichiamo la paura più profonda e diffusa in Italia. Questa soluzione mi porterà altri problemi? Paura. In definitiva, la domanda del potenziale cliente nella fase 1 è: esiste la soluzione giusta per me? Fase 2. Voglio sapere dove. Eccoci alla fase 2, dove il potenziale cliente ha più o meno visualizzato cosa deve fare per togliersi il suo prurito. Ora si sta chiedendo dove farlo. Occhio, non sto parlando necessariamente di un posto fisico, non è necessario. Magari si metterà in macchina, magari farà una passeggiata, magari prenderà un aereo, oppure pensa di cavarsela con una telefonata, una mail, oppure un click su un'app. La fase voglio sapere dove è spesso molto correlata alla comodità, e questa comodità spesso ha a che fare con servizi correlati all'acquisto, come la consegna a casa. Considera che ci sono attività che hanno fatto della comodità del cliente un cavallo di battaglia e grazie a questo stanno facendo un sacco di soldi. Pensa ad Amazon. In definitiva, la domanda del potenziale cliente in fase 2 è: dove trovo la soluzione più adatta al mio bisogno? Fase 3. Voglio sapere come. Siamo vicini al fatidico momento in cui il cliente aprirà il portafoglio e caccerà fuori i soldi, ma bisogna fare ancora un piccolo sforzo. Trovati i luoghi che possono soddisfare il suo bisogno, anche virtuali, ora è giunto il momento di capire come questi posti offrono il loro servizio. Quindi, nella fase precedente il cliente ha trovato dei candidati e in questa fase ne scarterà alcuni, o molti, o forse tutti, e la sua voglia di comprare morirà miseramente. Nella fase voglio sapere come, il tuo potenziale cliente si interroga su cosa fare per acquistare, su cosa rischia comprando. Si chiede cosa deve fare per acquistare, quale tipo di impegno dovrà sostenere, non solo economico. Si chiede quali conseguenze avrà nella sua vita e mille altre paranoie. La domanda principale della fase 3 è: come posso fare per acquistare senza problemi, senza rischi e col minimo dispendio di energia possibile? Fase 4. Voglio acquistare. Eccoci finalmente arrivati all'ultima fase. Il tuo potenziale cliente ha scelto e si prepara a sborsare i soldi. Nelle fasi precedenti ha scelto come, dove e cosa, quindi ha deciso di diventare un cliente vero. Magari è arrivato con una scelta, oppure tre, oppure cinque. È in questa fase che alza il culo e agisce. Magari prende il telefono in mano e chiama, magari prende quell'aereo, oppure entra in un negozio. È in questo momento che tu finalmente lo incontri. È solo in questa fase che il cliente entra effettivamente in merito all'acquisto. Arriva da te, ci parli e a volte vinci e a volte perdi. Come vedi, è una lunga battaglia sotterranea che si combatte nella testa del tuo potenziale cliente e la durata di ogni fase cambia da persona a persona. In genere, più costa il prodotto o servizio, più sarà lunga la ricerca. Ci metto di meno a scegliere dove mangiare il gelato che a scegliere dove comprare la macchina o la casa.
Se hai prestato bene attenzione a tutto il discorso, ti renderai conto che la tua azienda non copre quasi nessuna di queste fasi. Cioè, in Italia è già tanto se un'attività copre la fase 4. È una cazzo di strage. Migliaia di attività totalmente spoglie che non offrono ai loro potenziali clienti le risposte che cercano. Ora capisci perché le cose vanno male? Qualcuno fra i tuoi concorrenti sta rispondendo alle 4 fasi meglio di te. Magari ti stai chiedendo, Sarto, perché la gente ha queste nuove esigenze? Da dove vengono fuori? I motivi sono prevalentemente due. Motivo 1, la gente non si fida. E fa bene, l'Italia è piena di gente che truffa e di aziende totalmente incapaci. Motivo 2, perché può. Il cliente si prende tanto tempo per decidere, semplicemente perché può farlo. Se fossimo nel dopoguerra e ci fosse solo un negozio in tutto il paese, è chiaro che il cliente passerebbe dalla fase 1 alla fase 4 in un lampo. Ma oggi siamo in una situazione di iperabbondanza. Ci sono una valanga di soluzioni per qualsiasi problema e scegliere è parte del gioco. La vera domanda che dobbiamo porci è: dove sei tu? E subito dopo, cosa intendi fare? In genere questo discorso non piace a nessuno perché ti mostra quanto la tua azienda è scoperta e ti rivela quanta strada c'è ancora da fare per rimettersi in carreggiata e tornare competitivi sul mercato. Il potenziale cliente cerca qualcuno che risponda a tutte le sue fasi di curiosità e che gli ispiri fiducia. E se non trova te, non sceglie te. La strategia vincente è una sola: esserci in tutte le fasi, coprire perfettamente tutti i momenti dell'acquisto del tuo cliente. La tua preda fa un percorso e tu sai dove piazzare le tue trappole. L'azienda che risponde meglio alle domande del cliente vince la vendita. La buona notizia è che se racconti bene in tutte le fasi l'eccellenza della tua attività, potrai piazzare il prezzo che vorrai per il tuo prodotto o servizio. Ultima precisazione. Come fai a sapere quando il tuo potenziale cliente cercherà informazioni in merito alle domande della sua fase? Risposta: non puoi saperlo. Tanto più che spesso le fasi sono spezzettate in microfasi. Magari sono in fila al supermercato, tiro fuori il cellulare e mi metto a confrontare due modelli di TV. Magari sono seduto al bar, sto aspettando il caffè e scorrendo Facebook trovo una pubblicità interessante che mi porta dalla fase 2 alla fase 3. Non puoi sapere chi, non puoi sapere come, non puoi sapere dove e non puoi sapere quando. Puoi solo settare un'ottima comunicazione sui social in tutte le direzioni. Per ogni fase che salti, per ogni dubbio che non sai risolvere, stai regalando fiumi di clienti alla tua concorrenza. E ricorda, magari gli altri non hanno un prodotto buono come il tuo, hanno semplicemente piazzato meglio le loro reti. Ed ora le domande le faccio io a te. Che vuoi fare? Come ti vuoi comportare? Che strategie metterai in atto? Se vuoi attirare clienti, e non parlo del cliente a caso, parlo del meraviglioso cliente su misura, quello che paga e non rompe le scatole, ti devi attivare adesso. Se ti stai chiedendo in quale fase la tua azienda è più scoperta, non te lo posso dire, non senza un'analisi approfondita del mercato e della tua attività. Da tutto questo discorso avrai capito che devi essere presente in tutte le fasi, in tutti i canali, sempre. Ma questo ti richiederebbe un mare di soldi. In questo caso conviene concentrarsi unicamente sul cliente su misura. In questo modo restringi il campo, spendi il giusto e hai un ottimo ritorno economico. Bene, che ne pensi di questo discorso? Ti sembra complicato? Ti do il benvenuto nel mio mondo. La comunicazione non è uno scherzo né una passeggiata. È una scienza esatta che si basa su come funziona la testa del tuo cliente. Fino ad oggi potevi dire di non sapere perché i clienti stavano diminuendo. Ora lo sai, sia per la tua azienda che per tutte quelle vicino a te. Qui stiamo parlando della realtà, di fatti reali, tangibili. Quindi non esiste nessuna formula magica, nessun pulsante che se lo schiacci va tutto magicamente a posto. Devi sgobbare, devi produrre contenuti, devi studiare e devi attivare delle campagne sui social. Posso assicurarti che funziona, la comunicazione funziona. Può funzionare tanto per la tua attività come sta funzionando per tanti clienti dei Sarti là fuori. Questo era un video introduttivo. Nei prossimi vedremo nel pratico come strutturare la tua comunicazione per rispondere a tutte le fasi e diventare irresistibile per i tuoi clienti. Quindi tieni duro, continua a guardare i miei video e recupera quelli precedenti.
In ognuno di essi c'è nascosto un segreto per rendere la tua pagina social aziendale un magnete attira clienti. E se hai capito che per attirare fiumi di clienti ti serve una rete infallibile, allora vai su www.sartedelweb.it/contattailtutor, compila il form e riceverai una chiamata illuminante su quello che i sarti possono fare per te e per la tua attività. I tempi sono duri, ma tante attività stanno raggiungendo una prosperità economica eccezionale, quindi è possibile. In bocca al lupo. Detto questo, detto tutto per oggi. Io sono Enrico Cecchini e pubblicherò un video ogni settimana, ogni domenica, su come comunicazione e social possono aiutarti a far prosperare la tua attività. Se sei su YouTube, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perdere neanche un video. Se sei su Facebook, metti mi piace alla pagina e assicurati di non perdere neanche un post. A presto!